Astro, apertura 56esimo Vinitaly, che momento è per il Grillo Italiano? Siamo in una fase importante. Ma diciamo, dalla parte del mercato sicuramente un momento un po' complicato, soprattutto per i vini rossi ad alta gradazione alcolica, e stanno vivendo un momento non facile, però abbiamo una grande spinta ancora per i vini bianchi, per le bollicine, quindi diciamo un Vinitaly con luci e ombre. Però abbiamo una novità importantissima che viene dall'Europa: finalmente, dopo 2 anni di lavoro, abbiamo il nuovo testo unico della qualità, che comprende anche il vino. Questa è una battaglia importantissima che ha fatto l'Italia per includere il vino, e quindi finalmente, dico io, una buona notizia dall'Europa sul settore agroalimentare. Che cosa cambierà per il Made in Italy in modo, in termini concreti? Diciamo che tutto il mondo delle indicazioni geografiche avrà una forte spinta grazie a questo nuovo regolamento. Innanzitutto più tutele, quindi basta tutti i falsi, Prosek croato, aceto balsamico sloveno, e poi più semplificazioni, tempi certi sui disciplinari, avere un ruolo maggiore nei consorzi. Ricordiamolo, l'enoturismo sarà tutto in testa ai consorzi di tutela. Questo è molto importante perché c'è tanta proliferazione e noi abbiamo bisogno di concentrare gli sforzi. E poi naturalmente più attenzione a quella che è la sostenibilità, il tema che oggi riguarda un po' tutto il mondo dell'agroalimentare. Con questo regolamento ci sarà da compilare questi rapporti di sostenibilità per ciascun consorzio.